Benvenuti a questa nuova edizione di Senior News. Oggi edizione speciale dedicata all'aderenza alla terapia con il sesto episodio della webserie In pazienti cronici. Rispettare le prescrizioni del medico relativamente alla terapia è fondamentale per il successo del trattamento. Nelle malattie croniche è particolarmente difficoltoso garantire l'aderenza per periodi molto lunghi, a volte per tutta la vita, complice anche il fatto che spesso in queste condizioni i pazienti hanno comorbilità e assumono altri farmaci. Il problema della non aderenza riguarda infatti principalmente le patologie croniche, tra cui spiccano per rilevanza epidemiologica e clinica l'ipertensione arteriosa, il diabete, le dislipidemie e più in generale le patologie cardiovascolari. Per diffondere il messaggio che seguire correttamente le cure fa bene al cuore, vediamo oggi il sesto episodio della webserie In pazienti cronici, dal titolo Tecnologia amica. Sei storie di impazienti cronici per parlare di aderenza terapeutica. Io no, lui. Io, ma come? Beh, io l'ho detto di non farlo, ma non ha voluto ascoltarmi. Non mentire, soldato. Il puzzo del fumo proviene dalla tua bocca ed è così forte che tra poco sulla tua giubba uscirà la scritta: nuoce gravemente alla salute. Maledetta scritta! Riferirò ai miei superiori dell'accaduto e prenderanno seri provvedimenti in merito alla tua condotta. Io quando si tratta di shopping invece non riesco proprio a fermarmi, eh. Un po' come Marisa, la vedi? Guarda lì quante buste, devi aver svaligiato il negozio. Povero Luigi, gli avrà speso già tutta la pensione, se sapesse. Io però muta come sempre, mi faccio gli affari miei e vivo 100 anni. E dai, non abbandonarmi proprio adesso. Ok, ok. Google, ok. Tommaso. Alessandra. Tutto bene? Tutto bene, sì. Tosta la tappa di oggi, vero? Sì, un po', ma basta prenderla con un po' più di calma. Mica ci stiamo allenando per il Giro d'Italia. Eh no, è che sono in piena crisi per questi oggetti maledetti. Quando servono, non funzionano mai. Questo è nuovo e ancora non ho imparato ad usarlo. Non far mai capire ad un computer che hai molta fretta. Google, ok. Sappi che non ho fretta. Beh, neanche io. No, Regina, non dire nulla. Al comandante? No. Al colonnello? No! Al capitano? No! E a chi allora? È peggio! A mia figlia che è sua madre! Che insieme sono peggio della corte marziale! Vorrei cercare i miei sintomi ma non riesco a connettermi a Google. Fai provare me. Ok Google, cerca influenza. Ecco il risultato. Ha funzionato. Ha caricato la pagina. Ma perché con te sì, con me no? Apro una voce più suadente. Ma se stai male vai dal medico, cosa cerchi su internet? La verità è che ho un po' paura. Da poco mi hanno diagnosticato l'ipertensione e ogni volta che sento di stare poco bene io cerco informazioni su internet. Ah, e quindi tu vorresti sostituire il tuo medico con internet? La trovo una scelta davvero intelligente. Anch'io ho scoperto di essere cardiopatico e ti dico che è vero. Internet ti permette di trovare tante informazioni, ma bisogna verificare bene le fonti. Fatti consigliare sempre dal tuo medico quali sono dei siti attendibili. Ok Google, cerca alcuoredelladerenza.it. Ecco cosa cercavi. E poi ci sono altre soluzioni intelligenti che si possono adottare. Ad esempio, io misuro la pressione e invio con l'app i dati al mio medico, che mi avvisa se va tutto bene o conviene un controllo di persona. La tecnologia offre notevoli margini di miglioramento al problema dell'aderenza terapeutica attraverso varie opportunità. È utile a migliorare la salute e le cure disponibili per i pazienti, rendendo continuativa la comunicazione con il medico. Ok Google, cerca musica romantica. Non c'è che dire, sono proprio diventato un asso.
Asse è un comune italiano di 3589 abitanti della provincia di Como in Lombardia. Questo antichissimo borgo è il capoluogo della Valle Asina o Valassina. Per favore. Equidistante dai due rami del lago di Como e dotata ab immemorabile di autonomia religioso-amministrativa. Sono troppo simpatico. Termina qui questa edizione speciale dedicata all'aderenza alla terapia. Noi come sempre vi diamo appuntamento a domani.